la stanza, quella maledetta stanza che vedete lì in copertina, è la mia stanza, quella è la mia cameretta, diventata prigione per anni della mia vita. Ma anche quella cella mentale nella quale sono vissuta sola tra il dolore, dei muri così spessi che nonostante le urla nessuno riusciva a sentire questa raccolta di poesie. Altro non è che un grido infinito e infiammato che squarcia l'oscurità e cerca un riscontro tra chi come me vive sulla sua pelle sensazioni difficili da sopportare, ma non solo, è la voglia di fare capire a chiunque cosa voglia dire vivere con il disturbo borderline, almeno un tentativo. Perché solo attraverso la conoscenza le cose fanno meno paura e possiamo sperare di abbattere lo stigma nei confronti delle malattie mentali. La stanza, quella maledetta stanza che vedete lì in copertina, è la mia stanza, quella è la mia cameretta, diventata prigione per anni della mia vita. Ma anche quella cella mentale nella quale sono vissuta sola tra il dolore dei muri così spessi che nonostante le urla nessuno mi riusciva a sentire. Questa raccolta di poesie altro non è che un grido infinito e infiammato che squarcia l'oscurità e cerca un riscontro tra chi come me vive sulla sua pelle sensazioni difficili da sopportare, ma non solo, è la voglia di fare capire a chiunque cosa vuol dire vivere con il disturbo borderline, almeno un tentativo. Perché solo attraverso la conoscenza le cose fanno meno paura e possiamo sperare di abbattere lo stigma nei confronti delle malattie mentali. Ipsa, si pensi, idio, idio, sembra, si.